Prossima primavera, voto a Palmi, ci si avvia la consultazione sempre con il solito fermento politico. È tutto da decifrare, il quadro politico relativo alle candidature in vista delle prossime elezioni amministrative a Palmi. A circa 4 mesi dal voto che dovrà stabilire il nuovo sindaco della città, in un continuo brulicare di riunioni, sia pubbliche che private o segrete, non si hanno ancora delle novità al netto delle uniche 2 candidature al momento rese ufficiali, quella dell'ex consigliere comunale Giuseppe Ranuccio e quella che sarà espressa dal Circolo Arminio, verosimilmente nella figura del coordinatore Pino Ippolito. Poco si sa invece dei grandi schieramenti, quello di centrosinistra da tempo alla ricerca della quadratura del cerchio e quello dell'area moderata di centrodestra. Nei giorni scorsi il Partito Democratico ha dato vita ad un'assemblea pubblica nel corso della quale si è discusso dei prossimi passaggi che, come evidenziato dal segretario cittadino Domenico Solano, guarderanno all'apertura di un dibattito con la città, coinvolgere, scrive in un comunicato stampa, la gente, le associazioni, le diverse esperienze che costituiscono il tessuto energico e vitale di una Palmi che non si rassegna al declino, dare protagonismo ai cittadini, raccogliere le proposte di tutti e sintetizzarle per argomenti e temi trattati. Al contempo, dice Solano, lanciare una grande iniziativa di confronto, una conferenza programmatica nel corso della quale le proposte raccolte verranno utilizzate per l'elaborazione di un programma su misura per le specifiche condizioni della città. Tutto questo dovrà portare ad individuare, aggiunge il segretario del Partito Democratico Palmese, una figura da candidare a sindaco che sia credibile, esemplare per correttezza e coerenza politica e soprattutto che sappia interpretare le aspirazioni di cambiamento della città. Secondo il segretario dei Democrats, il Partito Democratico c'è e vive tra la gente, non si chiude a riccio ma fa riunioni aperte a tutti, non discute di nomi ma di idee e di programmi. Il PD fa appello a tutti affinché con idee e proposte contribuiscano allo sforzo di dare a Palmi, conclude il segretario del PD, le prospettive e i cambiamenti di cui ha bisogno. Dall'altro fronte, le forze moderate di centrodestra sembrerebbero voler puntare alla candidatura dell'onorevole Armando Veneto, già sindaco di Palmi, che avrebbe forza e carisma per riunire attorno alla sua figura tutte le anime moderate presenti in città. Una sua candidatura però non trova al momento conferme. Bisognerà attendere ancora un po' di tempo prima di capire le reali e definitive mosse dell'intera coalizione e del candidato che dovrà rappresentarla. Consorsi di bonifica al voto. Domani 14.000 andranno alle urne, attivati 7 seggi elettorali per i consorziati in regola con i versamenti. Domani avranno luogo le elezioni per il rinnovo del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino. Sono 13.922 gli aventi diritto al voto, in quanto in regola con i pagamenti, su 36.478 consorziati iscritti a ruolo, distribuiti nei 35 comuni appartenenti al comprensorio irriguo. Si vota dalle 7 alle 22 nei seggi elettorali allestiti in 7 comuni, Rosarno, dove possono votare gli elettori di Candidoni, Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando. Per 5 frondi gli elettori di Anoia, 5 frondi e Giffone, Maropati e Melicucco. Cittanova per gli elettori di Cittanova, Polistena, San Giorgio Morgeto. Laureana di Borrello per gli elettori di Galatro, Feroletro della Chiesa, Laureana, San Pietro di Caridà, Serrata. Oppido Mamertina per gli elettori di Cosoleto, Delianova, Oppido, San Cristina d'Aspromonte, Scido e Varapodio. Palmi per gli elettori di Melicucca, Bagnara Calabra, Palmi, San Procopio, Santa Eufemia d'Aspromonte, Seminara e Sinopoli. Taurianova per gli elettori di Molochio, Riziconi, Taurianova, Terranova, Sappo Minulio. Le liste partecipanti sono 2. Lista 1, CA Liberi Agricoltori Reggini. Lista 2, Col Diretti. Ogni lista candida 5 rappresentanti per ognuna delle 3 fasce di contribuenza. L'elezione dei componenti del Consiglio dei Delegati è valida qualora i consorziati partecipanti al voto rappresentino in almeno una delle 3 sezioni di contribuenza non meno del 30% degli iscritti. Nel caso in cui non si raggiungesse il quorum predetto, le elezioni si svolgeranno in seconda convocazione, domenica 29 gennaio 2017. Le precedenti elezioni si sono tenute il 13 novembre 2011 ed hanno registrato la vittoria della lista Col Diretti, che ha conquistato il 62,4% dei voti e 9 seggi contro il 37,6% della lista Confagricoltura CIA.
pari a 6 seggi. Locri è il primo comune della provincia Regina ad essersi dotato di un piano comunale di spiaggia, fondamentale strumento urbanistico per regolare la fruizione e la valorizzazione responsabile e consapevole delle nostre spiagge. Nel Consiglio Comunale di Locri è stato presentato il Piano Comunale di Spiaggia della città, un progetto avviato già nel lontano 2008 che per una serie di problematiche non era stato portato a termine. Per Piano Comunale di Spiaggia si intende uno strumento urbanistico creato per disciplinare l'utilizzo di vaste aree demaniali che magari ricadono in un determinato territorio comunale. Con questa tanto attesa approvazione si potranno evitare gli abusi edilizi, ma si potrà anche organizzare l'uso della spiaggia per tutti coloro i quali volessero avviare un'attività come ad esempio i lidi balneari. Avviato nel 2008 e concluso soltanto adesso nel dicembre del 2016 per una serie problematiche che si sono dovute affrontare e risolvere man mano che si procedeva nel processo di formazione di questo strumento. Cosa si intende per piano comunale di spiaggia? Il piano comunale di spiaggia è uno strumento di pianificazione a livello comunale che aiuta i comuni e le amministrazioni a meglio gestire quelle che sono le aree demaniali. Cosa vuol dire gestire? Utilizzare le aree demaniali con lo scopo di iniziare un processo di sviluppo sul territorio di ogni comune. Naturalmente ogni piano comunale di spiaggia, proprio in quanto piano particolareggiato rispetto ad altri piani sovraordinati, deve essere stilato e quindi formato attraverso il recepimento di quelle che sono le direttive a livello regionale e il piano di indirizzo regionale che ogni regione appunto ha e predispone. Insomma, uno strumento utile che riesce a conciliare sia la valorizzazione che la tutela del territorio. Si tratta senz'altro di uno degli obiettivi già prefissati in campagna elettorale dal sindaco calabrese, che l'ha definito un elemento essenziale per la città. Dopo tantissimo tempo, quasi 15 anni, si cercava di raggiungere questo obiettivo. E grazie all'impegno di tutta l'amministrazione, in particolar modo dell'assessore Alramo o l'assessore Eva Cappuccio, e abbiamo centrato questo obiettivo, quello di dotare la città di uno strumento urbanistico molto importante, appunto il piano di spiaggia. Piano di spiaggia che consentirà ad avere regole certe ed uguali per tutti sul demanio marittimo, e grazie a questo strumento potranno anche essere avviate nuove attività stagionali, attività importanti, quindi si aprono nuovi spazi, nuove frontiere per i nostri cittadini. E è uno dei programmi, uno degli obiettivi fissati in campagna elettorale, e obiettivo che abbiamo mantenuto, che abbiamo raggiunto con grande impegno, e speriamo da qui a qualche mese di avere anche il nuovo strumento urbanistico, il piano strutturale comunale, che insieme al piano di protezione civile sono gli strumenti fondamentali per una città. E continua anche il nostro lavoro quindi per cercare di dotare la città di regole, di regolamenti, e continua soprattutto un impegno politico per normalizzare questa città. Dopo un periodo passato, vissuto poco bene, oggi ritengo che malgrado le difficoltà quotidiane in una città con un'amministrazione che soffre anche la situazione deficitario dal punto di vista finanziario, ma spieghiamo anche in questo, piano piano tanti problemi sono stati affrontati, speriamo e vogliamo e stiamo impegnando per cercare di costruire una città diversa, una città importante. Con il piano approvato, tra l'altro, sarà possibile riorganizzare e destinare alcune aree anche ad attività culturali e sportive. Una iniziativa importante è quella della presentazione odierna del piano spiaggia della città di Locri, anche per i tempi così imminenti in cui avviene, appunto poco dopo la prima metà di gennaio. Ecco, il ruolo della Capitaneria di Porto, in particolare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Acciaio Ionico, è quello di essere intervenuti, e in questo naturalmente ha messo mano il mio predecessore nella stesura, proprio il contributo per la stesura di questo piano spiaggia, con tutti i suggerimenti, e dalla presentazione in poi ci sarà il coordinamento in sinergia con le altre amministrazioni nel monitoraggio demaniale proprio in merito a quanto previsto dal piano spiaggia. Il piano comunale spiaggia è un
Uno strumento di pianificazione, per la verità uno strumento attuativo, previsto dal piano di indirizzo regionale. Dal 2005 la Regione ha subdelegato le competenze che riguardano la gestione del demanio marittimo ai singoli comuni e questa gestione si attua attraverso uno strumento di pianificazione che si chiama Comunale Spiaggia. Il comune di Locri ha, dopo diversi anni, finalmente raggiunto questo obiettivo e devo dire l'ha raggiunto conseguendo un risultato notevole, anche perché questo è il primo piano spiaggia dei comuni della provincia che tratta in maniera completa tutte le problematiche che afferiscono alla gestione del demanio costiero. Mi riferisco in particolare all'individuazione e alla decisione su quelle che sono le aree occupate abusivamente e alla destinazione che un soggetto pubblico come il comune può decidere di effettuarne. Ieri posa della prima pietra a Gioiosa Ionica del nuovo istituto scolastico liceo scientifico. Una bella giornata per Gioiosa, per la Valle del Torbido e per la Locride e per la Calabria in generale. Quando c'è la prospettiva di realizzare una nuova scuola, significa investire non solo per oggi ma davvero per un futuro molto lontano. Ed è anche un risultato che insegna molto ai nostri giovani, perché in tanti ragazzi nel corso degli anni passati hanno fatto manifestazioni per poter avere questo liceo. Oggi, grazie alla sinergia che si è creata anche tra Comune di Gioiosa, Provincia e insieme alla Valle del Torbido e anche sapendo dell'appoggio futuro e quotidiano sempre che abbiamo con la Regione, abbiamo insegnato ai ragazzi che credere nelle cose positive porta davvero dei risultati, che qualcosa può cambiare e che le cose insieme si possono costruire. Ed insieme alla fine possiamo davvero creare un territorio, una Calabria, una Locride e anche una Valle del Torbido più vicina ai bisogni delle nostre giovani generazioni. Ovviamente questa è una giornata importante per la comunità di Gioiosa e per tutta la comunità scolastica della Valle del Torbido. Aspettavamo questo evento da tantissimi anni, con caparbietà e determinazione tutti quanti insieme siamo arrivati a questo risultato. È la partenza, non l'arrivo, ma è la partenza di un importante percorso che porterà alla realizzazione di questa opera pubblica. Quindi una scuola nuova, un liceo nuovo per i nostri studenti e un palazzetto dello sport, comunque una grande palestra per le attività annesse, sia scolastiche ma anche delle tantissime associazioni sportive che si occupano di sport appunto al chiuso, quale la pallavolo, la pallacanestro, eccetera, che possono avere comunque delle strutture idonee a portare avanti la loro attività. È un impegno che deve proseguire, noi come amministrazione l'abbiamo fortemente seguita da vicino e continueremo a farlo anche con un impegno diretto nella città metropolitana nella quale comunque dobbiamo rappresentare questo territorio e continuare ad accompagnare questo importante progetto. L'avvio di una nuova opera è sempre un'opportunità sia di rilancio del territorio che di speranza per gli studenti. Studenti che, devo dire, su questa vicenda sono stati gli straordinari protagonisti attivi. La nostra è un'amministrazione che non ha mai avuto dubbi sull'opportunità di realizzare questo edificio, anche nei momenti in cui, ricordo nel 2012, quando insieme a Vincenzo Loiero abbiamo aggredito questo problema, perché c'era stato il dubbio di dover destinare ad altri fini questo importo così consistente, la determinazione nostra insieme a Vincenzo è stata quella di dire Gioiosa deve avere il suo istituto e l'abbiamo portato a termine. Poter oggi dire che partono i lavori, per me come presidente dell'ente e naturalmente per tutta l'amministrazione che ho avuto l'onore di guidare, è un motivo di grande soddisfazione e va a vantaggio sicuramente di tutto il territorio della Locride. Ho seguito dal 2010 questo progetto e cercato di portarlo avanti con molta determinazione e quando si è presentata l'opportunità di realizzare quest'opera per il bene collettivo di Gioiosa Ionica, ci siamo buttati a capofitto cercando di recuperare prima le risorse economiche e poi di portare avanti un progetto esecutivo. La struttura, come sappiamo tutti, è essenziale e dobbiamo ricordare che il liceo scientifico di Gioiosa Ionica è un punto di riferimento non soltanto per i ragazzi di Gioiosa Ionica ma di tutto il bacino della Valle del Torbido.
Quindi il mio auspicio è che la nuova struttura possa fungere da attrattore e consentire di ulteriormente sviluppare questo punto di eccellenza, perché è un punto di eccellenza. La speranza di tutti noi ragazzi è che questa scuola venga costruita il più presto possibile e nel miglior modo possibile, perché ne abbiamo urgente e disperato bisogno. Riteniamo infatti che i ragazzi di questo territorio debbano avere le giuste opportunità formative e strutturali per poter costruire il loro futuro e per poter competere con quanto le altre istituzioni offrono. Io l'unica cosa che mi auguro oggi è quello, a parte la gioia di vedere la prima pietra, è quella di continuare i lavori, e da domani dobbiamo attivarci tutte, forze politiche, la regione, cose, per poter fare quell'impianto sportivo che deve essere un fiore all'occhiello di tutta la vallata del Torbido, perché forse era l'unico paese che, avendo una scuola superiore, non aveva una palestra. Io credo che oggi voi abbiate scritto una bellissima pagina di storia. Non possiamo non dimenticare quella straordinaria lezione all'aperto tenuta dagli studenti a tutti i sindaci, perché il sindaco insieme ai suoi colleghi tra i banchi ascoltarono 2 anni fa la lezione degli studenti, una frase di Nelson Mandela che coincide anche con un pensiero di Oscar Wilde: pensate sempre da vincenti, perché il vincitore è un sognatore che non si arrende. La preside vi ama. E passiamo alla lettura dei titoli dei giornali. L'apertura che riserva il quotidiano del Sud: lotta al crimine e quella cena alla presenza del ministro, i particolari dell'inchiesta della DDA di Catanzaro e Reggio, le entrature del gruppo Bagarà di Gioia Tauro, uno degli imprenditori a tavola con Lupi. Il delitto della dottoressa di Cetraro e il contesto mafioso dietro l'incendio dell'auto della sorella. A Soveria Mannelli, con l'auto in un dirupo, donna salva per miracolo, un volo di 25 metri, intervento dei carabinieri. E ancora 10, ancora vivi, miracolo al Rigopiano, i passi sbagliati della nuova protezione civile ed il salvataggio di uno dei 4 bambini. Per quanto riguarda la tragedia all'hotel Calabria violenta, ritorniamo ai temi calabresi: uno dei fratelli di Acquaro ucciso per uno screzio, un killer solitario per il fruttivendolo di Lamezia Terme. Catanzaro, metro leggera, momento storico, taglio del nastro al primo cantiere, sono 145 milioni stanziati per i lavori, collegherà la città con la marina di Germaneto. A Europorto oggi il punto in prefettura, enti locali a confronto all'indomani della decisione del TAR sul bando ENAC, tavolo interistituzionale con il comitato a difesa, ma la partita è tutta da giocare. Poi l'intimidazione a fuoco, la casa estiva del sindaco di Isola Capo Rizzuto, l'ennesimo episodio. Dunque, e ancora solidarietà, andiamo ad occuparci di Gazzetta: la donna del boss nega tutto, all'esame dei finanzieri i documenti sequestrati durante le perquisizioni. Cetraro, Angelina Corsanto, moglie del padrino Franco Muto, respinge le accuse mosse dalla DDA. Trump e l'America per prima cosa, vedete il virgolettato e la notizia che dedica Gazzetta nel titolo di sottotestata. Washington, l'insediamento alla Casa Bianca del 45esimo presidente degli Stati Uniti, cortei di protesta nella capitale, la solenne cerimonia preceduta dal congedo dei coniugi Obama. Hotel Rigopiano, 4 bambini tra gli scampati alla devastante valanga di mercoledì, miracolo sotto la neve, 10 ancora in vita. Decreto Reggio, rimodulazione dei fondi, è arrivato il disco verde. A Santa Eufemia invece prossimo voto di primavera, oltre Creazzo si candidano Forgione e Sacca, c'è ancora il punto di interrogativo. Rosarno, lo sgombero delle case occupate, ricorso al TAR, truffavano l'assicurazione, denunciate 55 persone a Platì. Invece a Caulonia, uno dei comuni più importanti della Locride, dove si rinnova il consiglio comunale in primavera, l'ex sindaco Amendolia scarica l'amico Riccio. Era l'ultima notizia di Gazzetta, abbiamo completato questo rapidissimo giro su quelle che erano le notizie di prima pagina per Gazzetta e Quotidiano. Situazione meteo tra poco, con la pioggia che imperverserà in questo weekend e poi i titoli di coda del nostro TG. Grazie per averci seguito, buon weekend a tutti.
Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, cieli coperti con nevicate deboli. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, cieli coperti con nevicate deboli o moderate. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, molte nubi con deboli piovigine. In montagna, cieli coperti con qualche fiocco di neve. Nel pomeriggio, sulle coste, molte nubi con deboli piogge. In montagna, cieli coperti con qualche fiocco di neve. È tutto per questo giornale. Riepilogo. Questa mattina scontro violento sulla strada di grande comunicazione Ionio Tirreno tra un'automobile ed un camion. Nell'incidente muore un uomo originario di Mammola. Pioggia di milioni per la cultura, l'annuncio è del ministro Franceschini. È morto il piccolo Nicolas Umbaca, per lui tante lotte e vane speranze, era diventato un caso che aveva coinvolto tutti, caso di malasanità e odissea giudiziaria. Linea Aperta si occupa dei temi dell'immigrazione e mostra lo stato di profondo disagio in cui vivono gli immigrati. Posa la prima pietra del nuovo istituto scientifico a Gioiosa Ionica. Locri è il primo comune ad essere dotato di un piano spiaggia. Ieri la presentazione dello strumento urbanistico.